Un anno fa la nomina al segretario generale della Fenca Bergamasca, ora un nuovo incarico in regione. Ce ne parli? Sì, l'anno scorso era il 29 di aprile, quest'anno invece l'elezione è stata il 19, quindi a differenza, a distanza di un anno, diciamo, è arrivata questa nomina, una nomina per carità quasi inaspettata da un certo punto di vista, perché nel 2011 come Fenca regionale si è persa l'esperienza di Redarelli, Giuseppe Redarelli, che è anche un amico. Persa perché ovviamente è arrivato alla pensione, quindi giustamente ha deciso di fare altro, anche se rimane ancora all'interno della CILE e dà una mano ai pensionati. È stata una richiesta da parte del segretario generale Isella di dare la mia disponibilità a entrare in segreteria regionale, soprattutto per quanto riguarda le competenze in materia del settore tessile. Ecco, di cosa ti occuperai nello specifico? Quali deleghe assumerai? Allora, per il momento non c'è ancora l'ufficialità delle deleghe, ma partendo dalla mia esperienza e dalle mie competenze, sicuramente mi occuperò del settore tessile, e che oggi queste deleghe sono in mano a Luigi Canarozzo. Comunque manterrai l'incarico anche a Bergamo, a fianco del segretario aggiunto Carminati, Sì, Luciano. sicuramente sì, anche perché la decisione non è stata quella di un tempo pieno, ma insieme a Paolo Ronchi, che è il segretario della Monza Brianza, è quella invece di un incarico, diciamo part-time, o se così si può dire, ma sicuramente con un doppio incarico, possiamo dire, cioè seguire Bergamo, che è prioritario, perché, ripeto, con la situazione che abbiamo a Bergamo, credo sia un po' più complicato fare il segretario generale a Bergamo che fare il segretario regionale in questo Ci momento. spieghi i motivi? Ma i motivi sono quelli che tutti i giorni vediamo e leggiamo sui giornali, le continue crisi, le situazioni di difficoltà che stanno vivendo tutti i lavoratori e la difficoltà anche nostra di dare risposte a questi lavoratori, perché alla fine i problemi sono tanti. Sabato abbiamo manifestato molti a Bergamo appunto per una situazione che sta diventando veramente, veramente pesante, non solo nel settore tessile, ma in molti settori. Domani al direttivo annuncerai la nomina, c'è qualcosa in particolare che ritieni opportuno segnalare? Dovrò segnalare che dovrò offrire da bere a qualcuno a questo punto, perché mi sembra doveroso, anche perché credo che tutti i collaboratori, tutti gli operatori, i compagni più che compagni perché è una parola grossa, gli amici di segreteria, devo solo che ringraziarli perché mi hanno dato una grossa mano, perché nell'arco di poco tempo, diciamo che io sono arrivato a questi incarichi sostenuto anche da loro e devo proprio ringraziarli. Ecco, sul fronte di sindacale cosa discuterete domani? C'è qualche Domani dato? ci sarà Pettini, abbiamo No? invitato Pettini al nostro il penultimo consiglio generale, avevamo avuto Petriccioli, quindi parlava di materie pensionistiche e fiscali. Invece domani il tema all'ordine del giorno è sicuramente questa riforma del mercato del lavoro, anche se tutte le volte che devo spedire una lettera per il consiglio generale, il rischio è sempre quello di mettere un tema e poi dopo un mese trovarmi con altri problemi all'orizzonte, però credo che il tema del mercato del lavoro in questo momento sia prioritario e Gigi Pettini sicuramente è una delle persone più indicate sia dal punto di vista politico, soprattutto dal punto di vista politico, di entrare nel merito di questo argomento.